Simona Maggini è il direttore generale di Anger Rubicon e responsabile del coordinamento internazionale anche di Barilla. Allora, abbiamo visto la campagna, la sua evoluzione sul mercato italiano, però raccontaci qual è il tuo ruolo su Barilla e quali sono le strategie di comunicazione di Barilla a livello internazionale. Ma il mio ruolo è quello di aiutare sia lato agenzia che lato cliente quanto più possibile una coerenza a livello globale di quella che è sicuramente l'identity della marca, ma anche poi andando più su temi di comunicazione, la strategia di comunicazione, la brand strategy locale e anche la personalità della marca e quello che soprattutto la marca Barilla con la pasta rappresenta a livello mondiale. Quindi è un po' un ruolo di, come dire, traghettatore di messaggi, valori, anche best practices che si sono nei lunghi 35 anni di collaborazione tra Wenar e Barilla ovviamente consolidati. Ecco, si è parlato appunto di identità globale però declinazione locale. Sì. Barilla ovviamente punta molto sui mercati emergenti, siano essi nei paesi latinoamericani, in Sudafrica o anche all'est. Sì. Ecco, nelle strategie ci sarà appunto un impegno soprattutto in questi paesi emergenti. Sì. Con quali novità? Ma sicuramente i mercati, i cosiddetti BRICS o anche i Next 11 sono quelli che hanno il maggior potenziale da esplorare, anche se a onor del vero Barilla ha dei mercati consolidati e maturi in Europa e negli Stati Uniti che sono comunque ancora con del potenziale da esprimere. Per quanto riguarda le cosiddette nuove geografie, sicuramente le sfide importanti da cogliere sono quelle di natura culturale, perché comunque parliamo di pasta, parliamo di food e non parliamo quindi di prodotti funzionali, parliamo di un qualcosa che ha una relazione estremamente intima ed emotiva con il consumatore, quindi è fondamentale capire quelli che sono i cosiddetti consumer insight di ogni geografia e le sfide della marca cambiano a seconda della situazione, per cui il lavoro che noi facciamo con Barilla, che devo dire da questo punto di vista è estremamente evoluta e concreta come azienda, è di partire sempre dagli obiettivi di business per passare agli obiettivi di marketing e tradurre poi gli obiettivi di comunicazione in campagne sempre più integrate e sempre meno televisive. Quali saranno le prossime tappe all'estero di comunicazione per Pasta Barilla? Le prossime tappe sono Brasile e Russia per il momento. La Cina è stata, come dire, avviata, ma per una serie di dinamiche legate al mercato che è estremamente più complesso rispetto anche al Brasile e la Russia anche per dimensioni, è al momento gestita solo ad un livello digital e di PR e non ancora di advertising. Ecco, in termini di linguaggio quali scelte adotterete? Ma il linguaggio è sicuramente da come dire, adattare alle realtà locali, per cui sicuramente c'è una parte molto molto profonda di DNA della marca che non va mai tradito. E l'italianità di Barilla è un fattore su cui capitalizzare ovunque, perché proprio riceviamo costantemente dei feedback molto positivi e molto sentiti rispetto all'italianità. Poi abbiamo delle agenzie locali e dei talenti locali che ci aiutano ovviamente ad avere il linguaggio migliore per la realtà in cui stiamo operando. Bene, con questa, diciamo, anticipazione su quella che è la strategia globale del marchio Barilla è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.